Stare anche qui, puoi stare anche più distante. Ora così verifico, ma dopo così potrei stare un pochino più avanti. No, purtroppo ho un problema con gli occhi. Ma se quella lì la spingiamo va bene uguale. Non ti vedo, mi vedo, paziente. Tanto non ti vedo comunque. Non ti vedo. Allora spegni. Detto così, tanto vedono comunque. Allora con meglio. No, perché non so, ma vedo anche il resto del mondo. Eventualmente si può. No, si spenge. No, così va bene, insomma, non ho problemi. No, è che veramente negli occhi io c'ho un guai. Ecco, magari ti sta più alta, se ti sembra. Sicuramente. Se la puoi spegnere, spegnimela. Ecco. Ah, te la oriento in modo che non si veda proprio. Sono là dietro. Così. Sì, così. Sì, così. Così. Io sono a posto. Così? Sì, sì, dai. Io vado bene. Piacevole, no? Un'aria intima. Un'aria intima, da. Poi quel rosso, là. Poi il rosso, là. No? C'è quello. Come viene? Ma tu ci vedi? Ho sentito. Adina, ma? Grazie.
attimo di DMG che monitora che va bene. Sarebbe venuto anche Enzo Rossi. Enzo Rossi? Sì. Enzo Rossi, ma quello di Viano? C'era il Paolino Stefanini. No. Lorenzo Natale? Rossi. Ha fatto un telescopio di Galileo, Già non sta mica a Napoli? No, non è Enzo Rossi? Rossi non è Enzo? Io l'ho conosciuto soltanto una volta che sono andato a fare un seminario giù a Iacopo e infatti siamo anche amici di lui. Sì. Infatti l'ho detto subito, no? Che è stato mi viene. Adesso io penso che ha un nome diverso, solo conosciuto da Iacopo. Sì, perché anche lì all'Iacopo c'è un osservatorio abbastanza grande. Gianna è passato anche Bocelli le iniziative per i ciechi. Sì. Perché fu una serata con le mie ragazzine che cantavano e che cantavano. Fu molto bello. Sì, poi lui è una persona veramente poi lui ha creato lì Emanuele, scusa, non ti do una mano, ma va bene lo stesso. Sarà felice. Va bene, adesso appena il direttore ha smesso di fare confusione, perdonami, era troppo divertente dirlo. Questo è il tuo posto, castigo. Io faccio l'usciere. Allora, buonasera a tutti, è un piacere e un onore introdurre il professor Cesare Barbieri, come vedete è emerito dell'Università di Padova, che ha segnato e sta continuando a segnare buona parte dell'astrofisica della fine del secolo scorso. Uè ragazzi, fine secolo scorso. Anche metà del secolo scorso. E inizio di questo secolo. Ha messo le mani dentro la Giotto, la famosa missione ESA di enorme successo che si è avvicinata alla cometa di Halley, no? E molti anni fa, appunto, perché era il secolo passato, ci ha fatto vedere la cometa stessa, è stato dietro al telescopio Galileo, nel senso che ha spinto, è stato il primo direttore del telescopio alle Canarie, di questa grossa struttura che insomma funziona tuttora con successo, è stato dentro la missione Rosetta come principal investigator da parte italiana della costruzione di uno strumento, la Wide Angle Camera. Per cui
effettivamente è una persona molto rilevante nell'ambito della cometologia, come vedete, dell'astrofisica italiana. Quindi sarà un piacere sentire i suoi racconti di vita e di comete. Grazie, prego. Ruggero, e grazie intanto di questo invito graditissimo, che mi dà anche l'occasione intanto di visitare dei luoghi splendidi d'Italia, parecchio negli ultimi 35-40 anni di vita, e quindi qualcosa che mi fa molto piacere così mettere in comune con voi. Naturalmente quando si parla che vada e se no lo faccio andare a mano. Questo non va. Quando si parla di ecco, sì, deve partire un video che semplicemente per farvi vedere, sempre che vada, che andava prima, andava prima, poi diamo il beneficio del semplicemente, ecco, fallo andare da qua, sì. Non dovrebbe andare automaticamente, ma non va, ecco qua, e quindi era solo per, lo sapete, ma insomma mi piace sempre vedere quanto il cielo è affascinante, da quanti oggetti è popolato, e questo chiaramente sorge sulle montagne del Cile, e vedete che passano non solo stelle, ma passano nebulose, passano nubi di materia oscura e di gas. Vediamo. E quindi abbiamo un cielo che ci ha riservato in questi anni tantissime scoperte nuove, tipo l'energia e la materia oscura, di cui non sappiamo molto, importante sia la coalescenza di stelle di neutroni. Abbiamo visto questo eccesso di antimateria che appunto ancora non sappiamo bene cosa voglia dire, ma in realtà abbiamo anche tantissime scoperte qua vicino a casa, mentre questi fenomeni interessano un universo molto distante da noi, anche il nostro sistema solare ci riserva delle scoperte che hanno portato essenzialmente a ripensare al significato del termine vita. Che cos'è la vita e quanto è diffuso nell'universo? È una tematica estremamente complicata, quella della vita, che si che ha fatto nascere una nuova disciplina che è chiamata astrobiologia oggi, e che è una materia non solo per noi astronomi o fisici o chimici o biologi, ma interessa anche sociologi, interessa addirittura teologi, per l'aspetto che l'esistenza di possibili esseri intelligenti da qualche altra parte implica anche per tutta la teologia. E è una tematica che in realtà ha due facce, perché quando parlo di vita extraterrestre, quasi distinto, si pensa a esseri viventi da qualche altra parte nell'universo, no? Ma in realtà una vita extraterrestre essere anche la nostra, cioè anche noi, no, anche noi esporteremo, come mai? Non si vede niente. Piccolo problema. Comunque per dire che vita extraterrestre ha un significato anche nostro, anche noi esporteremo la nostra vita sulla Luna, su Marte, su qualche asteroide, quindi parlare di vita extraterrestre ha questa doppia connotazione. Ecco, vai avanti. È morto la presentazione. Come mai? Scusate, ogni tanto succede. Avanti ancora. Avanti. Ecco, dicevo, c'è anche l'aspetto della nostra vita. E adesso vedo uno molto molto giovane, e chissà mai che anche lui sia di quelli che poi andranno a portare
la vita umana sulla Luna o su Marte o dove vorrai. Ecco, ci sono quindi tantissimi interrogativi. Dove è nata la vita sulla Terra, che origine ha avuto e in particolare che ruolo hanno avuto i corpi celesti? È quello di cui mi occuperò in questa conversazione. Ad esempio, come possiamo proteggere la vita? Ci sono anche impatti cosmici. Noi stessi come umani facciamo di tutto per distruggere la vita sul nostro ambiente. Come facciamo a conoscere se c'è vita su un altro pianeta? Quali sono le caratteristiche? Se poi troviamo qualche essere intelligente da qualche altra parte, come ci comporteremo? Quindi vedete, c'è una quantità straordinaria di interrogativi che io sicuramente non sono in grado di affrontare tutto, per cui mi limito a parlare del binomio comete-vita dal punto mio di astronomo. Non sono un biologo, non sono un chimico, ma non sono un medico, ma cercherò di parlare di questa relazione comete-vita dal mio punto di vista. E che ruolo hanno avuto in particolare le comete? E notate che quando parlo di comete, in realtà faccio per brevità, ma dovrei parlare di meteoriti, dovrei parlare di asteroidi, di planetesimi, quindi dirò comete così per fare presto, ma insomma il problema è quello di tutti i corpi cosiddetti minori del nostro sistema solare e anche dei sistemi solari di altri, dei sistemi di pianeti di altri soli. E c'è un aspetto, se volete, antipatico, ma in realtà quando si parla di vita non si può prescindere dalla fine della vita, dalla morte, che è un connotato ineliminabile della vita. E anche da questo punto di vista, cioè della fine della vita, le comete e gli altri corpi minori hanno avuto una grande importanza. Quindi vedete la vastità di questa tematica. Per così farci un quadro estremamente succinto dell'evoluzione della vita, partiamo da circa 14 miliardi e mezzo di anni fa, quando c'è questo misteriosissimo evento iniziale che porta all'espansione dell'universo che conosciamo oggi, quello che in gergo si chiama Big Bang, un termine che a me non piace ma che ormai lo usano tutti, come se tutti sapessero cosa vuol dire, in realtà non lo sa nessuno, ma quasi subito si formano, porta alla formazione di strutture più complicate, fino al punto di avere delle stelle e dei pianeti e vedere, fino al punto di arrivare qua, c'è anche l'elica del DNA, ci sono strutture complesse. Sulla nostra Terra parliamo di qualche cosa che è avvenuto circa 4 miliardi e mezzo di anni or sono, quando la crosta terrestre, quando la Luna si solidificano. Quindi vedete, è un processo di una decina di miliardi di anni che ha portato all'inizio della vita sulla nostra Terra. E altrettanto veloce come quella della struttura dell'universo, della creazione di queste grandi strutture che sono le galassie, gli ammassi, le stelle, eccetera, altrettanto veloce è stata l'evoluzione chimica. Dal Big Bang sono usciti essenzialmente solo idrogeno e elio. Praticamente non c'era nient'altro se non idrogeno e elio. Ci sono volute varie generazioni di stelle per produrre elementi più pesanti, elementi indispensabili per la vita, quindi l'ossigeno, l'azoto, il calcio, eccetera, e sono state quindi necessarie le reazioni termonucleari all'interno delle stelle. Più recentemente abbiamo capito che i tre elementi più leggeri, litio, berillio e boro, sono anche importanti per la vita, in realtà non si sono prodotti qua dentro, hanno avuto bisogno di qualche cosa di diverso, che sono i raggi cosmici, e proprio qualche, diciamo da un anno o due, si sa che sono state necessarie anche stelle di neutroni che si fondono assieme
producono onde gravitazionali e questo processo ha dato origine a elementi più pesanti del ferro e del nickel. Quindi, vedete, è un'evoluzione. E quali sono di tutti questi elementi quelli assolutamente indispensabili per la vita, come la conosciamo oggi? Sono solo quattro: idrogeno, carbonio, ossigeno e azoto. Con questi quattro elementi faccio quei 20 mattoncini fondamentali che si chiamano amminoacidi, che sono presenti in tutte le forme di vita che conosciamo. Quindi vedete, quattro elementi, 20 amminoacidi, con questi si fa un numero sterminato di, ad esempio, di proteine, e sappiamo anche che la struttura alla base del DNA, dell'RNA, RNA è praticamente uguale in tutti gli organismi viventi e tutti hanno bisogno di due cose, di acqua liquida e di energia per il metabolismo. Quindi ridotto all'osso, no? Chiaramente ci vogliono di più, ma ridotto all'osso, questi sono gli ingredienti indispensabili per la vita e questa composizione chimica è praticamente la stessa dell'universo. Questo è un punto molto importante, cioè che la nostra composizione chimica, quella dei batteri, quella degli organismi viventi, è molto più simile a quella del Sole e delle altre stelle, del mezzo interstellare, che alla composizione della crosta terrestre, che ad esempio ha molto più silicio che carbonio, o della nostra atmosfera che è dominata dall'azoto. Quindi noi, per dirla come la diceva Carl Sagan, che è stato uno dei fondatori dell'astrobiologia, noi abbiamo una composizione chimica, lui dice, l'azoto del nostro DNA, il calcio dei nostri denti, eccetera. Siamo fatti di materia stellare, cioè siamo figli delle stelle, in un senso, diciamo, non da canzonetta, ma da in senso scientifico. E quindi da qui scaturisce anche la possibilità che ci sia vita da qualche altra parte, perché se gli elementi fondamentali sono quelli che troviamo dappertutto, allora ci può essere vita da altre parti dell'universo, e anche nasce la mia convinzione che se c'è vita saremo in grado di riconoscerla. Cioè le cose fondamentali, le leggi fondamentali della chimica, della fisica, della biologia si applicano dappertutto, in tutto l'universo. Quindi la fantascienza mi può creare esseri fatti di qualunque altra cosa, ma in realtà la scienza mi costringe a queste forme di vita. E quindi questo è un complesso scenario che è ridotto veramente all'osso, ma da questo scenario vediamo più da vicino cosa succede negli ultimi 4 miliardi e mezzo di anni qua sulla Terra. E quello che succede lo possiamo vedere in una specie di orologio che ha una lancetta che parte circa quei 4 miliardi e mezzo di anni fa, una fase abbastanza mai conosciuta iniziale in cui la Terra e la Luna si solidificano, ma quasi subito sulla Terra appare un'atmosfera, appare dell'acqua liquida e poi appaiono i primi batteri, batteri che via via si specializzano, poi cominciano le alghe, via via organismi più complessi, fino ad arrivare in cima negli ultimi, diciamo, pochi milioni di anni, all'apparire dei grandi mammiferi e infine dell'uomo. Quindi capite che c'è quasi oltre 4 miliardi di anni prima di arrivare a forme di vita così complesse come siamo noi. E quindi fiumi e piante, e quindi i mammiferi, sto usando un quadro di Bruegel, per arrivare finalmente a noi, che siamo certamente molto più complessi delle altre forme di vita. E allora a questo punto uno si può chiedere, queste Botticelli, no? Uno si può chiedere, ma questo aumento di complessità è la fine
o ci può essere qualche stadio successivo. Così come sono scomparsi gli uomini di Neanderthal, può darsi anche che l'Homo sapiens scompaia. È possibile che qualunque forma avanzata di civiltà porti in sé i germi dell'autodistruzione? Guardate che è una domanda molto, molto, molto profonda su cui ritorno tra un momento, perché se fosse così è una specie di ghigliottina che ci impedirà di trovare altre civiltà, perché se ogni civiltà dura solo un numero, diciamo, di finito di secoli o di millenni, la possibilità di trovarne altre veramente viene drasticamente tagliata. E questo è un problema che ad esempio affrontano due tra i maggiori astrofisici della nostra epoca, che Ruggero Giampaolo hanno conosciuto, cioè Roger Bonnet e Lodewijk Bölcher, che scrivono questo libro: possiamo sopravvivere altri mille secoli, possiamo farcela, si chiedono. È un libro appunto che è tutto dedicato all'esame di come la nostra civiltà stia rapidamente distruggendo le proprie risorse. E notato un'altra cosa molto interessante nella copertina del libro, cioè la cometa, vedete? Cioè oggetti celesti collegati alla vita e alla morte. Ora, Bölcher e Bonnet davano un tempo abbastanza lungo, ma altri, e in particolare Stephen Hawking, erano estremamente più pessimisti. Adesso Stephen è morto e quindi cito quello che lui diceva, ma lui dava poche centinaia di anni per la sopravvivenza e lui spingeva fortissimamente perché ragazzini come lui vadano sulla Luna o vadano su Marte, perché dice è una necessità impellente della nostra civiltà, altrimenti la nostra civiltà, gli uomini moriranno tutti. E ci può essere anche uno scenario alternativo. Mi addentro in un campo che non è mio, quindi faccio un flash che magari qualcuno affronterà meglio di me, cioè potrebbe l'Homo sapiens evolversi in un Homo super sapiens, che potrebbe anche diventare non biologico, e si stanno lavorando su questi problemi di ingegneria genetica, e quindi potrebbe darsi che questi post-umani, e ci sono teorie filosofiche molto importanti sul post-umano, siano loro che abbandonano la Terra al suo triste destino e vanno a colonizzare il resto dell'universo. Ma siccome questo lo dico solo così per fare riflettere, ma non è il mio mestiere, tutto quello che ho detto, questi 4 miliardi e mezzo di anni passati in una prospettiva galattica molto più generale. Facciamo finta che questa sia la nostra Via Lattea, non lo è, una galassia abbastanza simile alla nostra, noi siamo a circa 30.000 anni luce di distanza dal centro, siamo qua, la nostra Via Lattea fa un giro ogni circa 250 milioni di anni, il che significa che la nostra vita ha appena 20 anni galattici. Siamo ancora, per dire, giovani su questa scala, no? E come tutti i giovani siamo anche tumultuosi. Tant'è vero che le fasi iniziali, come sapete, la prima teoria veramente solida è quella di Kant e Laplace, in cui la nebulosa primigenia ruota e si addensa a formare i planetesimi, e poi i grandi pianeti, e poi i pianeti. No, questa teoria di Kant e Laplace, in realtà, diciamo, nelle concezioni moderne, fa sì che queste fasi iniziali siano state tutt'altro che tranquille. Fasi tumultuose come i primi 20 anni di vita dei nostri ragazzi, ormai no, ma quelli che hanno 20 anni tipicamente si agitano molto e, come sapete, i pianeti si muovono uno rispetto all'altro in modo piuttosto
importante. Questa è la teoria chiamata di Nissa, dal nome della città dove è stato sviluppato, da Alessandro Morbidelli, e vengono non solo prodotti i grandi pianeti, ma gli asteroidi nella fascia principale, poi la fascia di Kuiper e poi la nube cometaria di Oort. Ma in ogni caso tutto questo rimescolare di situazioni fa sì che la Terra, la Luna e Marte abbiano avuto degli episodi di bombardamento estremamente intenso. Episodi ripetuti in cui sulla Terra, e quindi anche sulla Luna e quindi anche su Marte, pioveva una grande quantità di materiale di tipo appunto interplanetario. Probabilmente circa 1 miliardo di anni fa avviene l'ultimo di questi grandi bombardamenti. L'altro aspetto che dobbiamo considerare è che il Sole in quell'epoca non era il Sole che vediamo oggi, ma era nettamente più debole. Non irraggiava forse non più dell'80% dell'energia che irraggia oggi, il che significa che la Terra, facendo proprio un calcolo semplicissimo della temperatura di equilibrio, non avrebbe raggiunto i 0 gradi centigradi, sarebbe stata ghiacciata. Ma questa fase è stata superata per un meccanismo interno, innanzitutto, cioè che la tettonica a zolle da un lato porta su dall'interno della Terra una grande quantità di anidride carbonica che produce un effetto serra importante, quindi si scalda l'atmosfera, si scalda la superficie, i batteri dal canto loro producono un'altra grande quantità di metano e la presenza di acqua liquida produce vaporacqueo. E quindi la situazione si modifica profondamente, e per cui la Terra si può scaldare, ma l'altro meccanismo a cui voglio dare una certa enfasi è che questi bombardamenti sono anche una produzione non trascurabile di energia meccanica, cioè il riscaldamento provocato dalla caduta incessante di planetesimi, di meteoriti. Quindi vedete che questa situazione fa sì che la Terra possa ben presto cominciare a sviluppare una vita, che questa vita sopravviva a vari episodi di distruzione e poi di rinascita, e fa sì che anche un problema apparentemente semplice, dov'era la Luna nelle ere passate, diventa in realtà molto importante anche per la vita, perché se voi prendete le misure odierne, la Luna si allontana dalla Terra a un ritmo non trascurabile, circa pochi centimetri ogni anno. E la causa è essenzialmente la perdita di energia di rotazione della Terra dovuta alle maree, maree di acqua liquida, ma marea anche solida, delle terre emerse. Questo frenamento mareale, come sapete, può essere una causa importante di dissipazione di energia, e per la conservazione del momento angolare totale, che chi fa fisica sa benissimo, la Luna è costretta ad allontanarsi. Ebbene, se noi andammo sulla Luna l'ultima volta nel 1971-72, adesso non mi ricordo, no? Se ci tornassimo ora, troveremo la Luna 2 metri più lontana. Non è un granché, no? Però teniamo. Allora, invece di andare in avanti, andiamo all'indietro, e non di 50 anni, ma andiamo indietro di qualche miliardo di anni, no? E succede, ma i dinosauri sono vicini, sono solo 66 milioni, ma andiamo indietro. Cosa succede? Che intanto 1 miliardo di anni fa c'erano probabilmente quasi 500 giorni in un anno. Cioè, se l'orbita della Terra non si è modificata, c'è un numero molto più grande di giorni. La Terra ruotava più in fretta, no? Adesso sta rallentando la Terra, ma una volta no. E quindi succede anche che la precessione degli equinozi, che voi conoscete benissimo, era molto più importante di oggi. Ma anche le maree erano estremamente più importanti. E ricordate che l'efficienza della precessione e delle maree non va con il quadrato della distanza, no?
ma va con la terza potenza della distanza, estremamente più sensibile alla variazione di distanza di quanto non sia la semplice forza di gravità. E quindi, ad esempio, le maree dovevano essere molto più importanti e più frequenti di quelle che sono oggi. E secondo alcuni biologi, questo aiuta proprio la formazione della vita, perché favoriscono la formazione di quei polimeri che sono capaci di ingabbiare, di proteggere gli amminoacidi e le proteine. Quindi capite che è uno scenario estremamente complicato, mai conosciuto, sono tutte teorie, anche dire che 500, cioè andare più indietro di 1 miliardo di anni, anche dal punto di vista dinamico, è molto complicato. La dinamica diventa caotica e quindi è difficile fare previsioni, ma insomma fino a 1 miliardo di anni siamo abbastanza sicuri. E questo, diciamo, questa importanza delle maree dell'acqua liquida fa supporre che i primi organismi viventi sulla Terra si siano formati in pozze geotermali calde. Sapete quanto erano importanti i vulcani nelle ere passate, no? Questi aggeggini qua si chiamano anche stromatoliti, ce ne sono grandi campi in Australia, hanno un'età di 3 miliardi e mezzo di anni fa, quindi presumibilmente i primi organismi viventi si sono formati qui, poi da lì si sono trasferiti sulla terraferma, sugli oceani e così via. Ma insomma, comunque sia stato il passaggio, la cosa fondamentale è che l'acqua liquida pare condizione necessaria per l'esistenza della vita. Condizione chiaramente non sufficiente, ma necessaria. Ora, come si è formata l'acqua sulla Terra? Anche qua due teorie. Una endogena, l'acqua si è formata per processi interni. Una dice, ma no, c'è stato anche un apporto non trascurabile di acqua inglobate nei planetesimi, nelle comete, negli asteroidi. Naturalmente io sono un astronomo, quindi approfitto delle comete, degli asteroidi e planetesimi per portare sulla Terra non solo acqua, ma anche i primi, come ho detto prima, calore sotto forma di impatti meccanici, ma anche elementi, come vedremo poi un pochino più avanti, elementi prebiotici come gli amminoacidi. E questo quindi è uno scenario così importante che mi fa pensare a un grande del passato, cioè Talete di Mileto, che era anche un ingegnere, oltre che un filosofo e un geometra, come ben sapete, la questione delle rette, no? Ma lui, se fosse vissuto oggi, credo sarebbe stato uno degli astrobiologi più importanti. E Talete appunto ritiene che l'acqua sia il principio di tutto. Naturalmente è un'intuizione filosofica, non scientifica, però ogni tanto un po' di cultura classica non guasta. E quindi Talete è una delle persone che mi piace ricordare. Ebbene, quali sono? L'acqua è una sostanza apparentemente semplice. Sono tre atomi: idrogeno, due idrogeni, un ossigeno. Eppure l'acqua è una delle sostanze ancora oggi non del tutto conosciuta. Ha delle proprietà straordinariamente diverse da quelle di qualunque altra sostanza. Una per tutte: quando l'acqua ghiaccia, sapete tutti, diminuisce di densità, il ghiaccio galleggia. Praticamente tutte le altre sostanze, tutte tranne il gallio o qualche cosina di molto strano, fanno l'opposto. E questo fatto che il ghiaccio galleggia, capite quanto sia importante per mantenere la vita sottomarina. E per cui l'acqua ha una, tra le tante proprietà, la più semplice da ricordare è il famoso punto triplo dell'acqua, in cui a seconda della temperatura e della pressione l'acqua può essere ghiaccio, può essere vapore o può essere liquido, no? E se andiamo sulla Luna o su Marte o su un asteroide, non c'è mai una condizione per cui
si trovi acqua liquida. L'acqua passa immediatamente dallo stato solido a quello di vapore o viceversa. E quindi questo è un punto fondamentale, perché se la vita ha bisogno di acqua liquida, come facciamo a trovarla? E quindi, capite, questa è una di quelle cose semplicissime, fondamentali, ma che ci danno un quadro molto preciso sulla possibilità di trovare vita altrove, e quindi una condizione necessaria è che non solo i nostri pianeti, ma anche quelli delle altre stelle, devono essere nelle condizioni adatte. E quindi da noi, diciamo, si dice che Venere è troppo caldo, Marte è troppo fredda, la fascia che chiamiamo abitabile, cioè dove l'acqua è liquida, è quella dove siamo noi, no? E questo discorso lo possiamo tradurre anche sui pianeti delle stelle più vicine. Anche loro devono rispettare queste leggi fondamentali. E in particolare, come vedremo più avanti, i pianeti cosiddetti abitabili che oggi conosciamo sono tutti vicini a stelle molto più piccole e molto più fredde del Sole. Che vuol dire che la zona di abitabilità di una stella, ad esempio, di tipo M, adesso qua l'ho zoomata apposta, no? È qua dentro, perché la stella è più piccola, è più fredda, il pianeta è più vicino, e quindi la zona abitabile si restringe attorno alla stella, e i pianeti abitabili che conosciamo oggi, in gran parte almeno, sono attorno a stelle molto più piccole e molto più fredde del Sole. E quindi stiamo molto attenti, perché magari sui giornali si dice abbiamo scoperto 1000 pianeti abitabili e la gente pensa che siano davvero abitabili, no? In realtà l'unica roba che sappiamo è che l'acqua lì alla loro superficie può essere liquida, ma non è una condizione sufficiente. E anche stiamo attenti che anche le altre fasi, quella gassosa, il vaporacqueo e quella ghiacciata, sono importanti per la vita. Adesso non ho tempo di entrarci, ma è evidente che senza l'atmosfera terrestre non potremmo vivere, senza il ghiaccio non potremmo avere la vita sottomarina. E quindi è una condizione necessaria, ma in realtà dovremmo soddisfare, almeno per quello che ne sappiamo noi, altre condizioni. Ad esempio, abbiamo bisogno di un'atmosfera che ci protegga. Abbiamo bisogno di un campo magnetico che ci protegga dalle radiazioni cosmiche. Abbiamo bisogno di una grande stabilità orbitale ed è una stabile rotazione, e noi dobbiamo dire un grazie grande così alla Luna. Noi abbiamo una Luna massiccia che è praticamente l'unico esempio nel Sistema Solare che protegge la precessione degli equinozi, fa sì che quei 23 gradi e mezzo siano sempre 23 gradi e mezzo. E la Luna è veramente stata fondamentale per l'inizio e la prosecuzione della vita, e non tutti gli altri pianeti hanno una Luna, anzi quasi nessuno, per quello che ne sappiamo noi. L'altra cosa, si sente dire che il Sole è una stella media, una stella comune, e questo mi fa sempre arrabbiare, perché non è vero. Il Sole innanzitutto è singolo. La stragrande maggioranza delle altre stelle è doppia o tripla o quadrupla. Il Sole è estremamente stabile come radiazione, non cambia più di qualche millesimo la sua luminosità. E quindi è una eccezione, non solo, ma il Sole non è una stella media dal punto di vista della luminosità. Credo che, adesso sono numeri buttati lì, ma almeno il 95% delle stelle che conosciamo è più debole del Sole intrinsecamente. Il Sole è nella fascia alta, abbiamo stelle più luminose, ma ne abbiamo tantissime meno luminose. Quindi il Sole non è, diciamo, la stella comune su cui la gente si basa per dire ci sono miliardi di corpi abitabili. Andiamoci piano a fare delle statistiche. E quindi, ad esempio, la Luna e Marte violano queste condizioni, gli altri pianeti, altri. Quindi, insomma, il senso del mio discorso è che la Terra può essere rara, può essere rara, e fare delle statistiche, come è scritto qua, è estremamente ingannevole. Sono tantissimi fattori che ancora oggi non conosciamo, quindi non facciamoci
così illusioni. Non sarà facile trovare pianeti abitabili e tantomeno sarà facile trovare pianeti effettivamente abitati da forme di vita anche elementare. E quindi l'altra faccia della medaglia, la nostra vita extraterrestre. Trovare ghiaccio sugli altri corpi celesti avrà delle conseguenze non solo scientifiche, no? Ma anche pratiche, perché chiaramente trovare acqua sulla Luna, trovare ghiaccio di acqua sulla Luna, e c'è tanta evidenza oggi di ghiaccio di acqua, questo è il polo sud lunare, sarà fondamentale per avere delle basi lunari che oggi sembrano abbastanza imminenti. Tutti vogliono andare sulla Luna oggi, magari succederà davvero che ci si vada, e le tecnologie di oggi sicuramente ci consentono di andare e di rimanere soprattutto molto più facilmente che almeno che appena qualche decennio or sono. Marte, stessa cosa, anche Marte, come forse non so se l'avete osservato qualcuno di voi, ma vi ricordate nel 2014 quando questa grande cometa diciamo sfiora Marte e produce una grande, proprio un bombardamento di meteoriti. Quindi anche Marte sicuramente è stato colpito nelle ere passate, quindi anche su Marte ci sono ghiacci lasciati da comete. E proprio qualche giorno fa la NASA ha lanciato InSight, questa sonda che ha una trivella che dovrebbe andare fino a 5 metri di profondità, e anche l'Europa tra un paio di anni dovrebbe lanciare ExoMars 2020, adesso qua l'ingegner Preti può parlare casomai meglio di me, dove abbiamo la possibilità anche lì di vedere se nel sottosuolo di Marte, perché alla superficie non possiamo avere acqua liquida, violiamo il diagramma di fase, ma in profondità potrebbe anche esserci acqua liquida. Qui vi faccio vedere, come vi ho detto prima, Stephen Hawking, che era un grande sostenitore, e qui lo vedete in un volo parabolico a zero gravità, nonostante le sue gravissime infermità, ha avuto il coraggio di farsi mettere in uno di quegli aerei che fanno il volo parabolico e quindi per qualche secondo è senza, vedete che galleggia dentro l'aereo, e l'altro, uno degli altri grandi sostenitori è un personaggio molto più controverso di Stephen Hawking, che vuole andare su Marte non per scopi umanitari, per salvare l'umanità, ma solo per fare possibilmente soldi, e che si dice in grado di fare una smart city che ospiti almeno 1 milione di persone. Vedremo, ma guardate che Musk è solo uno dei tanti privati che vogliono andare nello spazio, no? Ma non solo privati, anche le nazioni arabe stanno costruendo a Dubai un simulatore marziano, la Corea del Sud, i giapponesi, insomma tutti più o meno vogliono andare nello spazio. Il che è una, diciamo, da un lato è bello perché tutti vogliono andare, dall'altro lato può porci anche dei problemi, perché di tipo anche legale. Qual è l'autorità che disciplinerà l'utilizzo delle risorse minerarie sulla Luna o su un asteroide? Chi farà il catasto, diciamo, no? Se vediamo come sono impotenti le Nazioni Unite oggi, figurarsi un domani là. Quindi c'è tutta una legislazione interplanetaria tutta da studiare. Il messaggio è: gli avvocati vinceranno sempre. Ecco, adesso torniamo adesso alla chiusa sta parentesi, a quanto importanti sono stati i corpi celesti per lo sviluppo della vita sulla Terra. Questa è una grande nube interstellare, no? Polveri, gas e stelle. Sono laboratori, in realtà, laboratori in cui avvengono, grazie a condizioni molto particolari di temperatura e di pressione, delle reazioni molto difficilmente riproducibili sulla Terra, ma che sono proprio il cuore di quello che diciamo stasera, l'origine e lo sviluppo della vita. Come sapete, là dentro si trovano
ormai centinaia di molecole, qualcuna semplice, H2O c'è dappertutto, ma altre invece più complesse, anche con 13 atomi, quindi abbiamo molecole molto complesse. Le comete e gli asteroidi, in questa complicatissima serie di reazioni, no? che coinvolgono essenzialmente idrocarburi, involvono proteine, involvono amminoacidi, in tutta questa serie di reazioni, le comete e gli asteroidi hanno veramente un ruolo fondamentale, perché sono pochissime evolute o non sono evolute per niente, quindi ci danno informazioni su quello che succedeva là dentro nel passato, non solo, ma portano verso il sistema solare interno questi elementi generati là fuori. E che lo possono fare davvero, non sia solo una teoria, lo sappiamo da quando abbiamo scoperto il primo oggetto di provenienza interstellare, successo ben poco tempo fa, l'avete sicuramente sentito, questo oggetto che attraversa il sistema solare con una velocità che è superiore alla velocità di fuga e quindi proviene verosimilmente da molto distante, da fuori del sistema solare, quindi dimostra che effettivamente ci sono corpi che provengono da molto distante. Ha avuto un nome molto difficile da pronunciare perché è il linguaggio hawaiano, e che significa essenzialmente un primo messaggero che viene da così lontano. Allora, la teoria viene rinforzata da questa prima scoperta, magari toccherà a qualcuno di voi con questo telescopio scoprirne un altro, vi auguro la miglior fortuna. Come studiamo queste belle cose? Beh, i radiotelescopi sono fondamentali, perché la materia lì è fredda, è chiaro, ci sono anche i telescopi ottici, terrestri, ma tra gli strumenti osservativi più importanti abbiamo i radiotelescopi, ad esempio questa nube di Barnard, che è assolutamente impenetrabile nel visibile, ma con i radiotelescopi si sa che è piena di molecole, anche molto complicate. E di tutti questi vi parlo solo di ALMA, che è un bellissimo progetto europeo. L'Osservatorio e l'Università di Firenze sono straordinariamente coinvolte in ALMA e che, vedete, è un bellissimo complesso da visitare nel nord del Cile a oltre 5.000 metri di quota. Quindi ALMA è uno degli strumenti più importanti. Chiaramente anche le meteoriti sono importanti perché ci portano proprio informazioni dirette sulla materia, e poi le missioni spaziali. Le missioni spaziali hanno varie caratteristiche fondamentali. Una è vanno vicino all'oggetto in esame, e voi sapete quanto sia importante andare vicino. Ma la seconda è che aprono due canali. Non solo quello della luce che usiamo noi astronomi con i telescopi, ma andando vicino all'oggetto possiamo usare anche il canale della materia, succhiare direttamente le molecole, gli atomi, i protoni che sono attorno al corpo celeste. Quindi abbiamo due canali, uno elettromagnetico e uno materiale, proprio di materia. Quindi capite quanto è importante andare vicino agli oggetti, e di tutto quello che è stato fatto parlerò solo di una missione, Rosetta, e addirittura mi limito a due strumenti: Osiris, che faceva le immagini e quindi sfruttava il canale elettromagnetico, e Rosina, che invece era uno spettrometro di massa in grado di analizzare. E dopo magari, se Tozzi vuole commentare di più di quel po' che posso dire, ma le comete non c'è dubbio che sono belle, no? Non tutte, ma qualcuna è molto bella, e questo fa sì che siano state studiate da sempre. Abbiamo per migliaia di anni ormai registrazioni di comete, che sono fondamentali anche oggi, perché, e quindi ho ringraziato gli astrologi dei millenni passati,
non quelli di oggi, ma quelli passati, perché ci hanno dato veramente delle informazioni. Loro il cielo lo guardavano davvero, non facevano come questi sciagurati qua che stanno negli studi televisivi. E naturalmente uno può associare le comete alle catastrofi peggiori, tipo l'estinzione dei dinosauri, ma volendo essere ottimisti, lasciamo stare l'istruzione, vengo invece al problema della vita e perché le missioni spaziali sono così importanti per le comete. Beh, qui lo sapete, abbiamo il Sole, dal Sole esce non solo luce e calore, ma escono anche particelle veloci, quindi il cosiddetto vento solare, che sono protoni ed elettroni, esce campo magnetico, e quando la cometa entra nell'influenza, nella sfera di influenza del Sole, si generano varie cose, quindi la chioma, mettiamo qualche centinaia di migliaia di chilometri, si genera una coda di polvere, vedete è giallastra e più curva, si genera una coda di plasma, bluastra e rettilinea, ma il tutto è dovuto a un piccolissimo nucleo che è là dentro e che tipicamente da Terra non vediamo. E quindi per capire bene come è fatta una cometa, cosa succede, dobbiamo andare proprio là dentro con i nostri strumenti. Non solo andarci, ma rimanerci per un periodo sufficiente di tempo, sia prima che durante che dopo il periodo. È proprio quello che ha fatto la missione Rosetta per la prima volta nella storia dell'umanità. Quindi siamo andati là, ci siamo stati molti mesi, prima del perielio e dopo il perielio. Quindi nessuno l'aveva fatto prima e credo che per molti anni ancora nessuno lo rifarà. Una missione che prende il nome dalla stele di Rosetta, che consente, come vedremo, di decifrare i geroglifici, contiene un lander chiamato File come l'obelisco, ed essendo di Padova non posso dimenticare che l'archeologo, che, o diciamo l'avventuriero, che riesce a far portare File in Inghilterra è Belzoni, Giovan Battista Belzoni, padovano, e che il giovane Champollion riesce, grazie alla stella di Rosetta, a cominciare a decifrare i geroglifici. Quindi noi diamo il nome Rosetta per sperare, diciamo, di decifrare con la nostra sonda i tanti misteri delle comete. La missione Rosetta, qui vedete l'astronave Rosetta, siamo in Alenia, spazio, prima di finire l'integrazione, uno dei due grandi pannelli solari, ce n'era un altro da questa parte, tantissimi strumenti, Osiris sono i due occhi, qua, Rosina è qui, il lander è qui, ma l'Italia è rappresentata anche con altri due strumenti molto importanti, Virtis, su cui tanto lavora Tozzi, e Giada, che è uno strumento che raccoglie polvere. Quindi l'Italia ha avuto un ruolo straordinariamente importante. C'erano anche due strumenti degli Stati Uniti, ELIS, uno spettrografo ultravioletto, e MIRO, che è invece un telescopietto per misurare nelle onde millimetriche essenzialmente la temperatura. Quindi vedete una bellissima astronave, molto complessa, che viene lanciata da Kourou nel marzo del 2004 e finalmente nell'agosto del 2014 raggiunge la cometa dopo aver sorvolato due asteroidi, ed era la prima volta che l'Europa riusciva a fare queste cose. Quindi una missione estremamente lunga, molto molto ben condotta, che vede una cometa molto strana. Vedete una cometa con un corpo, ne ho visto qua una riproduzione qui dentro, no? Che ruotava, ruota ancora, su se stessa in circa 12 ore e mezzo, e che non appena l'abbiamo vista, già emetteva, nonostante che fosse molto prima dell'orbita di Marte, ed
vede che emetteva questo oggetto di polveri evaporati. Una cometa che veramente ci sorprese, sono circa 4 km per 3 km. Se mai si potesse far andare, comunque abbiamo dato, si riesce a far muovere? Vabbè, lasciamo stare anche se non si muove, ma era per, proprio c'è sotto il... No, no, se fai, se riesci a vedere sotto. Vabbè, credetemi, abbiamo figli successo. Ci sta provando, ma... Andiamo avanti, lascia stare. Dicevo, abbiamo dato dei nomi, eccolo lì. Proviamo, Ma... Vediamo. Vabbè, pazienza. Comunque abbiamo dato nomi di divinità egizie alle varie regioni morfologiche sulla cometa. Cometa di cui abbiamo un modello tridimensionale estremamente raffinato, sappiamo come è fatta, meglio di come Google Earth sa di come è fatta la Terra, con più precisione. Vedete panorami straordinari, questa parete alta circa un chilometro, ecco, sì, ho detto che l'ho fatta vedere, e vedete questi massi che non cadono, perché nonostante che questo si assomigli alle nostre montagne, la gravità è completamente diversa, e tra l'altro tira verso il dentro. Anche questa è la cometa, non è un ghiaione sulle Dolomiti. Queste sono formazioni di ghiacci che sembrano piramidi, le abbiamo chiamate le piramidi di Giza. Abbiamo visto che nelle zone tra l'ombra e la luce, prima che il sole sorgesse, sul crinale si formano queste formazioni biancastre che sono brina, è vaporacqueo che di notte condensa e di giorno sublima, e il ciclo va avanti, un ciclo diurno. Abbiamo visto delle pozze di acqua che con l'avvicinarsi di ghiaccio, insomma, che con l'avvicinarsi al sole sublimano. Abbiamo avuto una fortuna straordinaria, siamo passati, eravamo circa 5 km sopra la superficie, e vedete questa zona di frattura. Tenetevi in mente questi due sassi. Allora, la sonda fa questo percorso e, diciamo, sta a vedere che frana. Effettivamente questo è prima, cioè ricordate i sassi, no? Li vediamo intanto, e poi vediamo dopo che è franata e si vede questa formazione biancastra, che è ancora questa, è ghiaccio sotto lo strato di polvere che prima. Quindi c'è effettivamente ghiaccio di acqua. Questo non c'entra molto con la vita, ma è così bello che ve lo faccio vedere. Siamo al perielio e vedete che ci fa un saluto, tipo Concordia, ma insomma non si rompe niente. E quindi fa questo bellissimo oggetto. E qualche giorno dopo ci fa un altro grandissimo ventaglio. E dopo cammina, a novembre ripassa l'orbita di Marte tornando verso Giove. Ma nonostante questo, qui siamo ai primi, siamo nel gennaio del 2016, eravamo già ben al di là dell'orbita di Marte. Vedete da Asiago la cometa, circa 300.000 km. E qui è Rosetta, Osiris, che è là dentro, e qui sono 30 km. Cioè, per me è affascinante pensare che no, da Terra vedevamo così, ma Rosetta era proprio là dentro. Ed era là lo stesso giorno in cui è stata fatta questa immagine Asiago, è stata fatta questa da bordo. Nonostante la distanza, e qui siamo già a maggio e luglio, dalla cometa usciva ancora getti localizzati. Ed è la prima volta che si sa da dove escono davvero questi getti. Vedete che anche questa deve essere una stranissima proprietà dell'acqua, perché era già freddissimo là. Eravamo quasi a Giove, eppure ancora c'era abbastanza energia interna per rilasciare questi gas. Cosa fa Rosina? Vede gas che più o meno ci aspettavamo, vaporacqueo,
sia monossido che biossido di carbonio, vede ammoniaca, vede metano, vede acido cianidrico, e allora vede composti di quei quattro elementi fondamentali che vi dicevo: idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno. E quindi l'idea è stata: ma allora con questi quattro si fanno gli amminoacidi? Ci sono amminoacidi? Ebbene, almeno uno è stato visto, la glicina, che di quei 20 amminoacidi è il più semplice. Che io sappia, altri non sono stati confermati. Sono stati visti tanti altri elementi, sono stati visti tutti gli isotopi possibili HDO, e vi faccio vedere solo il deuterio, perché mentre l'acqua normale è H2O, potete avere un'acqua pesantina, HDO, e c'era effettivamente, se questa è la situazione degli oceani terrestri, una molecola di HDO ogni 10.000 di H2O, sui pianeti giganti ce n'è 10 volte di meno, sulla nostra cometa che è là ce n'era circa 3 volte di più. E quindi ci devono essere dei meccanismi che alterano la proporzione degli elementi rispetto a quello che è uscito dal Big Bang. Quindi vedete grandissimi risultati sia da Osiris, ma adesso non ho tempo di andare su Virtis o su Giada, ma anche quelli hanno dato delle informazioni spettacolari. Vi faccio solo vedere la fine della missione. Vedete che il sistema solare, che ho fatto vedere un po' inclinato perché altrimenti non ci stavo tutto nella diapositiva, Marte, Giove, la sonda che si sta avvicinando, e l'ultimo giorno di vita Rosetta si è arenata sulla una zona chiamata Maat, non lontano da dove finì File nel novembre del 2014. Può darsi che qualche missione futura vada a vedere cosa è successo, no? Magari tra 30 anni qualcuno andrà a vedere cosa è successo a questi due elementi terrestri che sono là. Bene, allora a questo punto è chiaro che le comete vi danno tanti elementi probiotici e che erano presenti nelle nebulose presolari, e quindi elementi modificati anche dai processi in stelle fredde di piccola massa, e quindi è ora di passare, scusate se ci sto mettendo tanto tempo, ai pianeti di altre stelle vicine appunto a stelle di piccola massa e più fredde del Sole. Dobbiamo fare un grande salto di circa 1 milione di volte la distanza tra la Terra e il Sole prima di arrivare al pianeta a noi più vicino, che è il pianeta vicino nel sistema di Alfa Centauri. Ricordo qua, anche perché qualcuno di voi è direttamente coinvolto, penso proprio l'osservatore direttamente coinvolto nel follow-up di TESS, no? Questo strumento della NASA appena lanciato e che è il successore di Kepler, no? Nell'emisfero sud. Questa è una foto che feci alla Silla, vedete il 3,6 m qua. Questo strumento ha misurato la velocità radiale di tantissime stelle, scoprendo appunto il primo pianeta extrasolare, il centro della Via Lattea, e lì c'è la Croce del Sud, e là vicino c'è Alfa Centauri, e vicino a Proxima Centauri c'è il pianeta Proxima B, il quale pianeta Alma scopre che ha... è molto vicino, non è che si veda, ma è vicino alla sua stella, e attorno a Proxima Centauri c'è anche un anello di polvere e gas, c'è forse un secondo anello più esterno, fa un po' venire in mente la situazione fascia di Kuiper e nube di Oort, sicuramente là dentro circolano anche comete e asteroidi. E questo è un diagramma che ogni giorno viene un po' rivisto, ma insomma abbiamo stelle come il Sole, più piccole e fredde, ancora più piccole e fredde, ancora più piccole e fredde, e la fascia di abitabilità è grosso modo questo, cioè la fascia in cui l'acqua è liquida, Proxima è B, B è qui, c'è lì vicino un altro oggetto che ha fatto
un grande rumore perché sembrava che fosse tutto merito della NASA, invece l'hanno trovati i belgi, e quindi questa è la fascia, diciamo, abitabile. Vedete tantissimi pianeti abitabili vicino a stelle più fredde del Sole. Sono davvero abitabili? Beh, come tutti sapete, come tutti, diciamo, gli astronomi sanno, le stelle M sono tremende. Sono piccole, ma emettono una spaventosa quantità di raggi X, capaci di sterilizzare qualunque atmosfera attorno al pianeta, per cui, insomma, tra essere, diciamo, criterio dell'acqua liquida sì, ma gli altri criteri no. Ora, un'altra avvertenza. Si vedono tanti disegnini sui giornali o sulle televisioni, sembra quasi che i pianeti extrasolari si vedano, cosa che invece non è vero, tranne pochissime eccezioni. Noi non lo vediamo il pianeta, vediamo solo la sua traccia in due modi: dalla velocità radiale della stella ospitante, che si muove di pochi metri al secondo con un periodo che è quello di rivoluzione del pianeta. E tra gli strumenti migliori che abbiamo a disposizione nell'emisfero nord c'è il telescopio nazionale Galileo delle Canarie, che ha uno spettrografo con una risoluzione fantastica, e quindi il TNG è nell'emisfero nord forse il miglior telescopio che faccia questi studi. Il secondo metodo è quello del transito del pianeta, che anche voi qua farete sicuramente, dove per qualche ora, quando il pianeta passa davanti alla sua stella, per qualche ora si ha una diminuzione lievissima di un millesimo di magnitudine o giù di lì, e che quindi vuole un ottimo CCD o qualche strumento che lo riveli. E quello che fa Keplero, quello che farà TESS e quello che possono fare anche appunto telescopi piccoli come TRAPPIST o come il vostro. Quindi sono questi due metodi fondamentali. Come vi avrebbe dovuto dire ai ragazzoni, ma non so se me l'ha detto davvero se è venuto, l'Italia è estremamente coinvolta in questi processi, in questi studi. KEOPS, Italia vuol dire Italia, vuol dire Padova, vuol dire Firenze, vuol dire Roma, tutta l'astronomia italiana. KEOPS è un piccolo satellitino che dovrebbe essere lanciato l'anno prossimo. Plato è uno strumento molto più grande, dovrebbe essere lanciato nel 2024, e di nuovo, per essere un po' di cultura classica, Platone vi fa venire in mente l'uomo che vede la realtà in realtà come ombra proiettata nella caverna, e quindi come, diciamo, il transito della stella il transito del pianeta sulla sua stella. Vediamo, insomma, l'Italia è tanto coinvolta, speriamo che tutti questi progetti vadano a buon fine. E adesso vengo finalmente alla questione di esseri intelligenti. Una ricerca che va avanti da ormai oltre 50 anni. Questo è uno, credo che sia il primissimo rapporto. Ci fu un grande italiano, Cocconi, che era diciamo, tra i pionieri, Cocconi e Morrison, che scrivono il primo lavoro, e naturalmente ci si può porre tantissime domande, no? Cioè, dove sono, quanti sono, con che lingua parlano, come trasmettono, come si fanno conoscere, cosa facciamo se li troviamo, e se dopo 100, 200, 300 anni non ne troviamo neanche uno, cosa possiamo concludere? Sono tutte domande che ci possiamo porre. Chiaramente la ricerca è difficile, qui avete questo fantastico numero di stelle nella nebulosa Nord America, ma c'è anche un altrettanto fantastico numero di galassie, quindi sembra quasi un'impresa impossibile, ma abbiamo almeno delle strategie da portare avanti, cioè costruire strumenti sempre migliori, ascoltare se loro ci trasmettono qualcosa, noi mandare messaggi e farci trovare. Quindi sono strade che vanno percorse in parallelo, strumenti sempre migliori. L'Europa, come sapete, sta costruendo l'Extremely Large Telescope in Cile,
speriamo che sia pronto per il 2025. La NASA, dal canto suo, oltre ad aver lanciato TESS, ha in progetto il grande James Webb Space Telescope, che purtroppo ha subito almeno un anno di ritardo, dovrà essere lanciato quest'anno, ma se va tutto bene, io ne dubito, viene lanciato nell'estate dell'anno prossimo. Ascoltare segnali. Nella Breakthrough Listening Initiative era anche coinvolto Stephen Hawking. C'è anche un radiotelescopio qui in Italia, Medicina, un radiotelescopio dell'INAF che ascolta da oltre 20 anni segnali, ma guardate, per quello che so io, non se ne trova neanche uno. Abbiamo le nostre sonde, i Pioneer e i Voyager, che sono ormai veramente molto distanti dalla Terra e sempre grazie a un'idea di Carl Sagan portano a bordo questi dischi dorati con incise varie informazioni sull'uomo, sulla posizione del sistema solare, sulla musica che ci piace e così via. E la speranza è che qualcuno li trovi e li decifri. Ora, più modernamente è stato mandato un segnale radio verso questa stella che dista appena 12, se non mi ricordo male, 12 anni luce da noi, che vuol dire che se là c'è qualcuno che ci riceve, ci trasmette, in 25-30 anni abbiamo una risposta, che è un tempo ragionevole. Ora, Enrico Fermi, questa è una cosa che è nata in un pub, quindi, però questa frase di Fermi, che ha varie versioni, ma se ci sono perché non sono già qui, e Carl Sagan fece subito i conticini, dimostrò che una super civiltà, in pochi milioni di anni, si può diffondere in tutta la Via Lattea. Allora si dice, se ci sono davvero, perché non sono già qui? Questo è quello che viene detto anche nella letteratura, il paradosso di Fermi. Ora, questo paradosso di Fermi, se voi lo chiedete in giro, diranno, ma come? Sono qua. Mi hanno rapito, l'altro giorno c'era l'astronave in stazione, e voi qui in Toscana siete messi davvero bene, perché basta che guardate sul sito del Centro Ufologico Nazionale e siete dei privilegiati. Ce n'è tanti in Toscana, da Livorno alla Spezia. Vabbè. Però anche noi a Padova non siamo messi male. Perché questo è una piccola lista di eventi. C'è una cittadina che si chiama Monselice, che vi invito a visitare perché è molto bella, ma dove vedono UFO. Ogni pochi mesi ne vedo. Ma sappiamo anche perché. No, il motivo è molto più profondo. Eccolo qua il motivo. Perché noi siamo più bravi. E quindi chi di voi conosce l'AMVUR, no? I criteri di valutazione, è chiaro che l'AMVUR interstellare ha privilegiato Padova e quindi ci ha segnato più. Ma adesso, al di là degli scherzi, e questo è chiaramente uno scherzo, che sono intimamente convinto che non c'è nessuna evidenza degli avvistamenti veri di esseri intelligenti che provengano da altre parti dell'universo o della Via Lattea o dove volete voi. E quindi a Padova però c'è stato un vero avvistamento, che è nella Cappella degli Scroveni di Giotto. E oggi quando eravamo al ristorante, il ristoratore ti diceva che è tutto merito vostro se abbiamo la Cappella degli Scroveni, perché Giotto e dei vostri, ma vabbè, comunque. E questa, come forse sapete, questa cometa, che è il primo esempio realistico nella storia dell'arte, nessuno aveva mai dipinto una cometa così, è verosimilmente la cometa di Halley, perché Giotto dipinse il tutto tra il 1305 e il 1303 e il 1305, il passaggio della cometa fu nel 1301, e quindi
Questa verosimilmente è la cometa di Halley. E allora, per concludere, la cometa ritorna. Io non ci sarò, lui ci sarà, qualcuno di voi ci sarà. Dai. Oggi la cometa è piccola piccola lassù in cima, è praticamente ad aphelio, e poi sarà bella e visibile nell'estate del 2061. Allora, da qui allora, magari tutti quegli interrogativi di cui vi ne ho fatti un elenco infinito, magari ne sapremo di più, no? Per cui, per concludere, innanzitutto il pianeta della vita, il tema della vita e degli altri pianeti, eccetera, è un tema estremamente importante. Vi ho parlato dell'importanza delle comete e dei corpi minori. Non sappiamo, chiaramente non si sa mai la ricerca dove porta, ma come diceva Galileo, la natura è un libro scritto in linguaggio matematico, o se volete fisico, biologico, chimico. E quindi il nostro compito è di leggere il libro con la massima apertura mentale, libertà di giudizio. E quindi Shakespeare, che scrive proprio alla vigilia della rivoluzione galileiana, fa dire a Amleto: guarda Orazio, ci sono più cose in cielo e in terra di quante non ci siano nella tua filosofia. E quindi noi astronomi, e anche voi astrofidi, avete il compito di stare con gli occhi aperti e di guardare il più possibile il cielo. Bene, grazie allora. Il mago non parte. Doveva partire con il tramonto sul VLT, ma insomma pazienza, immaginatevi che adesso il cielo tramonterà e ci lascerà osservare il cielo. Bene, ci sono delle domande? Io volevo fare una piccola osservazione. In effetti gli alieni esistono, ci sono viaggi verso pianeti in giro, solo che gli alieni siamo noi. Perché a tutt'oggi gli unici che sono andati a rompere le scatole in giro siamo stati noi. E questo appunto era il tema che dicevo, la doppia faccia, no? E quindi i marziani siamo noi, che è un libro che mi pare scritto Bignano, preso nel libro del compianto Nanni. E quindi dobbiamo stare molto attenti a non fare gli alieni cattivi, a non andare sulla Luna per distruggere il sistema lunare, per rovinare, eccetera. Quindi va bene, non so se ci sono domande. Ci sono organismi cosiddetti estremofili. Sì, giusto. Ecco, fanno parte dello stesso sistema di vita, degli stessi, diciamo, componenti mattoncini. Sì. Sì, perché vivono in ambienti particolarmente certamente ostili. Infatti questa della ricerca di il problema è quello che dicevo all'inizio: come facciamo a capire, a distinguere gli organismi viventi da quelli non viventi? Il confine è estremamente mal definito. È proprio la ricerca di forme di vita estreme, come appunto nei fondali sottomarini in prossimità di vulcani sottomarini, sì, o addirittura in elementi estremamente acidi, nelle acque di scarico dei reattori nucleari, eccetera. Tutto questo fa parte di quel tentativo di definire il meglio possibile la vita. Ma per quello che ne so io, quei quattro elementi fondamentali chimici si ritrovano in tutti questi organismi. Poi naturalmente ci sono altre componenti, magari più specifiche, ma la presenza di quelle quattro entità sembra indispensabile. Insomma, ci sono altre forme di più, se volete, più astratte di vita, come organismi in grado di organizzarsi in forme bi o tridimensionali, no? E con appunto la capacità di moltiplicarsi, di costruire strutture che si replicano e così via. Ma insomma non è il mio mestiere.
In effetti sarà importante vedere se Insight o ExoMars 2020 così trovassero tracce di vita anche fossile su Marte, che è stata sospettata varie volte, ma di cui io sappia non c'è nessuna, alla fine nessuna evidenza ancora. Okay. Sì. Vorrei sapere la sua posizione riguardo la teoria della panspermia. La panspermia è una teoria molto vecchia, se volete, risale già nella seconda metà del 1800, tipo Helmholtz, Lord Kelvin, Arrhenius, già sospettavano che la vita sulla Terra in realtà fosse una vita comune su altri corpi e addirittura che la vita sulla Terra fosse venuta da altri corpi. Credo che quello più fantasioso in questo campo scientifico sia stato Fred Hoyle, grande cosmologo, che però aveva anche lui idee molto precise sul fatto che certi batteri fossero venuti dallo spazio e così via. Quindi è una teoria molto antica. Di sicuro sappiamo che almeno nella nostra cometa c'è un aminoacido, quindi probabilmente in comete ancora più primitive, ancora più grandi di questa, ci saranno degli aminoacidi ancora più complessi e quindi non esito a ritenere che aminoacidi siano stati portati sulla Terra dalla caduta di meteoriti o di comete o di altri oggetti celesti. Se si riesce ad andare più in là degli aminoacidi, questo non lo so. Mi sembra molto azzardato pensare a proteine o a altri organismi. Sì, però ecco, appunto, si tratta di capire qual è la sostanza più complessa che sia arrivata sulla Terra dal di fuori. Sì? Dimmi. Non mi ricordo, come se ci sono delle teorie più recenti per spiegare la chiralità sulla Terra, siamo tutti sinistrosi, ecco. Anche Berlusconi è sinistroso. In questi giorni non lo so. Ma dunque, allora, l'ho messo un cenno nelle positive. I 20 o giù di lì aminoacidi di cui noi siamo fatti sono tutti sinistrosi, levogiri, no? Mentre le sostanze che producete in laboratorio sono tipicamente, hanno una mistura 50-50 delle due, sono diciamo diverse. Ora, perché il nostro corpo seleziona solo quelle? Ho visto varie teorie molto recenti che danno proprio un'interpretazione cosmica a questa chiralità levogira. Cioè, ad esempio, qualcuno ha supposto che sia il campo di radiazione interstellare che per un qualche motivo favorisce una prevalere di elementi levogiri su quelli destrogiri. Qualcuno ha invocato addirittura la radiazione delle pulsar che riescono a modificare la chiralità e dall'ambiente interstellare poi le comete le portano a Terra e basta un piccolo seme per poi dare. Però non è il mio mestiere, non so se il dottor Chiasarotto, qua l'illustre medico, può commentare di più. Io ne ho parlato con tantissimi biologi in questi mesi, perché è affascinante, ci sono volumoni sul problema della chiralità, no? E nessuno mi ha dato, tutti mi dicono, non lo so. Comunque è un fatto che mentre gli zuccheri, se non ricordo male, sono tutti destrogiri, gli aminoacidi sono tutti levogiri. E quindi, non lo so. Qualcuno appunto dice colpa o merito dell'ambiente interstellare, ambiente di radiazione, ambiente diciamo di urti e così via, però non lo so. E credo che nessun biologo con cui ho parlato mi ha detto lo so, c'ho la spiegazione. Bene, ok. Io già
Allora ringraziamo ancora il professor Barbieri. E accendiamo le luci. Aspirate che adesso sento, quando non si usa il computer proprio, se non si usa, ma a parte questo.